Con la chiusura del bilancio di previsione 2018 andremo a completare una serie di interventi che in questi 4 anni hanno portato nella città di Fano risorse, interventi straordinari che hanno fatto crescere la città. Poi si può far finta di non vedere le cose, ma sono sotto gli occhi di tutti. Gli interventi fatti, gli investimenti per questa città sono veramente tanti. Un comune, grande o piccolo che sia, è come una grande casa dove i cittadini sono i suoi abitanti e il sindaco l'amministratore, il territorio e le strutture, le mura della casa, che come ogni casa e ogni famiglia ha bisogno di amministrare le risorse, aggiungere e aggiustare le cose rotte e mantenere in buona salute i suoi abitanti. Domani verrà portato in consiglio comunale per la discussione il bilancio di previsione per il 2018 del comune di Fano, ovvero dove verranno spesi i soldi della borsa. Ogni amministrazione erige la sua casa e sceglie come spenderli, quindi è questo che fa la differenza tra una casa bella e una casa brutta. È un'importante partita quella che la Giunta Seri si gioca con questo bilancio, anche in previsione delle elezioni comunali che si terranno il prossimo anno. Ricevuto il via libera dalla sua giunta, quindi il sindaco e i suoi assessori presenteranno un documento da oltre 60 milioni di euro di spesa ordinaria più un piano di investimenti. Ora si deve passare però al vaglio in consiglio, con non poche incognite all'orizzonte. I principali capitoli che dettano il segno distintivo di questo bilancio e che riceveranno capitoli di spesa con il segno più davanti sembrano essere quelli a maggior impatto estetico della casa comune. Come dire, fino ad ora abbiamo fatto la struttura, i pilastri della nostra casa e ora passiamo alle rifiniture e agli abbellimenti, senza però tralasciare la sostanza, ovvero le cose essenziali. Ai servizi educativi infatti andranno 124.000 euro in più, alla cultura 103.000 euro, al turismo, all'accoglienza e alla promozione turistica più 83.000 euro. L'ambito sociale, come dicevamo appunto la sostanza, andranno ben 1,7 milioni di euro. Ma anche il verde pubblico e l'abbellimento non sarà da meno perché si beccherà 550.000 euro. Sport, cultura e turismo verde pubblico quindi per migliorare l'estetica del palazzo e dare una bella lucidata alle pareti, ma anche servizi sociali e welfare per far star meglio gli abitanti del condominio.